Allora, adesso arriviamo a Ballando. Dai, ecco. Arriviamo a Ballando. Vediamo questi 14 anni di Vediamo la ballerina per una notte. Vediamo, sì, dai, sì. C'è la ballerina? Sì, c'è. Credo di sì. No, mi hanno messa. Va bene. Sembra un baule più che una ballerina, ma insomma va bene. Un trumò, un comò. No, no, son no, comò. No. Andiamo a vedere. Però vediamo i 14 anni di Ballando, dai. E diamo il via al contatore! Vince Ora Bonselli con Simone Di Pasquale! Qui su Suia! Qui su Suia! Elisa Di Francesca e Raimondo Romano! Ma parlando di infortuni, il povero Lasse che vince Ballando con le stelle e si frattura, gli si stacca il tendine del bicipite. E lui è andato avanti. E lui è andato avanti, io sono andata dietro a vederlo, lui non voleva smettere e il bicipite, che è questo rigonfiamento qua, lui ce l'aveva qua e qui c'era un buco, perché staccatosi il tendine era salito tutto quanto su. Guarda, una cosa orripilante. È stato bravissimo. E lui che è un militare, perché lui è un marinaio. L'ha dimostrato. È andato avanti fino alla fine, guarda. E si è operato il lunedì successivo. Un eroe, per un dirti. Eroe. Beh, io ti devo dire che ero caduta da mezz'ora, io ho capito che il piede era fratturato, sono venuta qua al tavolo, ho fatto il programma. Hai fatto il programma senza... E dopo sono andata in ospedale, alle 7 di sera. Con la frattura, il piede, io andavo avanti, tre domeniche fa, andavo avanti, poi avevamo messo una fascia, la dottoressa qua, e io vedevo il piede sempre più gonfio. Certo, più certo, perché l'adrenalina... Una matta fatto, pure certo. Io. No, ma è l'adrenalina, no, che ti protegge, poi tu dici, devo fare, devo dire, devo andare, e allora vai. Non ti dico quando sono tornata in camerino, dopo 4 ore com'era. Certo. Anch'io sono venuta, mi hai convinta a venire e vediamo questa performance bellissima, che ridere, bellissima. Che baracconata ho fatto. No, però. Non era una baracconata, era Bollywood, era quello sì, di sì, io ho voluto fare, sì, vediamo, bello. Dai, vediamo, Outrumo. Adesso zia Mara in una sua follia, eccola qua, è l'unico modo per presentarmi. Sexy, ma poi soprattutto divertita, perché il segreto del ballo è proprio questo. Tanta gente... Sono divertita tanto, sì. Oh, no, ecco. All'inizio mi vergognavo molto, lo sai, perché poi alla fine sotto sotto io sono rimasta un po' timida. La ragazza timida. Poi a un certo punto dico, ma chi se ne frega, vado, e mi sono molto divertita. E questo è il messaggio bello che noi speriamo di dare alle signore a casa, che alle volte arrivano da me e mi dicono, ah, mi piacerebbe tanto ballare, ma sa, ormai ho 40 anni, dico, ormai hai 40 anni. Sei una bambina, buttati, cioè, mamma non sono mia. Capace, vai! Senti, ma il vai. Cast quest'anno l'hai già fatto, ma vogliamo parlarne oppure ritorni? No, quando parti tu? A settembre. E allora ritorni? Quindi, ritorno per... Vieni! Come no, volentierissimo. Dai, così lanciamo, sì, facciamo, rimandiamo magari la prima puntata, certo, di domenica, che non certo, so, ancora, certo. Ma visto che saremo, perché io sono ancora qua, se tutto va bene, certo, vero certo. Stefano? No. È già. È giusto. Non siamo ancora qua. Dai, allora,
lanciamo tutto a settembre. Va bene, perfetto. Però so che c'è un cast pazzesco, vogliamo anticipare almeno questo, insomma davvero una bomba. Speriamo. Anche perché tu ci lavori tutto l'anno, cioè tu non è che accade tutto così che arriva, no? Per forza. Tu lavori tutto l'anno per questo programma. Come tu adesso stai dicendo, per esempio, ci sono persone che dicono ma io mi vergogno. Allora tu devi cominciare pian piano nei mesi suonare tutti i violini per cercare di convincere, no? Le timide, i timidi, gli uomini che si vergognano, tu non si sai quanto. Chi non si vergogna è questo signore qua che abbiamo in collegamento. Vediamo. Guglielmo? No, aspetta, il cavaliere, perché ho visto Mariotto. Il nostro presidente, ho letto oggi i giornali, cavaliere del lavoro. Cavaliere, no, cavaliere, no, della cavaliere Stella d'Italia. Della... Stella dell'Ordine della Stella d'Italia. Ma hai capito, cavaliere, quale onore averla qui oggi. Bellissime, belle di beautiful. Mami, sei bellissima. Grazie, quindi, grazie Ico, mio figlio. Con questo look da Pocahontas, come se fosse mio figlio. Bellissima. Ma dove sei? Sono a Trevignano. E che fai lì? Al lago. Che fai lì? E veramente oggi mi hanno chiesto di cucinare qualcosina per te. Per me o per Milly? Per noi due? Sì. Per voi due, però, è un omaggio che fa Ballando con le Stelle a Mara. Oh, grazie, cavaliere, ma grazie. E cosa stai preparando? No, è già fa... un tiramisù. Ma che carino! Oh, che bello! Che bello! Ma grazie! Adesso non te lo mangiare tutto. Tirami su per te. Solo che mandalo stai... qui. No, ve lo mando, ve lo mando. È per Mara. Mandalo però, Mandalo. Tranquilla. Cavaliere. T'arriva. Vediamo un po' questo filmato dedicato a te, Guglielmo. Oddio, no. Come si pronuncia? Guillermo. Io lo chiamo Guglielmo. Guglielmo, sì. Ma è più italiano di noi ormai. Parliamo di ballo. Parliamo quindi di ballo. Mi hanno fatto molti sbagli, sono pieni di paure. Guillermo Mariotto, quattro. Stranamente, perché lei è partenopea, no? Sì. È come mangiare la pasta in bianco. Non c'è neanche un goccetto d'olio. Mariotto, zero! Tu che sei stato lo schiavo di Anna Oxa in questa pista, qui lo non sai. Si è, sì. Dove metterà le mani la Leonori? Guillermo Mariotto, zero! Tutto qua, tutto sto scandalo per tutta questa pantomima qui. E questa è l'unica occasione che ho per darti uno zero. Bravo, 10! Ma adesso, da cavaliere, avrai più ritegno, più contegno, sarai... insomma, uno ha una carica, no? O no? Beh, Milly, è tutto da scoprire, amore mio. Tutto da scoprire. Adesso comincio a prendere atto di questo, ma sappiate che anche da cavaliere sarò come il lupo. Perderò il pelo, ma non il vizio. Senti, cavaliere, fra tutti i partecipanti di Ballando con le Stelle, da quando tu fai parte dell'illustre giuria, chi è stato il tuo preferito o la tua preferita? E magari non l'hai mai detto, perché un giurato non può dirlo. Guarda, sinceramente sono stati tanti, perché ogni volta è diverso Ballando con le Stelle. Poi c'è stata un'evoluzione così incredibile, proprio del programma, dei messaggi, eccetera, che alla fine... sono stati momenti diversi. Devo essere sincero, quello che l'asse, l'ultimo campione, ha portato in pista
partendo da essere un gorilla gigantesco che non si muoveva, ma lui ha portato in pista il senso del cavaliere, il senso di un'eleganza, l'eleganza del gigante che si era trasformato in qualcosa di esplosivo, di amoroso, cioè lui ha vinto come un eroe, cioè cose che non si vedono da tanto, cioè l'eroe che vince sulla pista contro tutte le classifiche, le storie, è stato veramente per me incredibile, ma non è l'unico. Fra le donne, wow, fra le donne, alle donne è difficile dire, sono state così grandiose, tante. Anche lì l'effetto di la trasformazione di Nathalie Guetta, che era partita, che nessuno pensava mai, a lei. Tutti dicevano alla seconda puntata la facciamo fuori, niente, non se ne parla, eccetera. Parte come la strada, Campanò e Gelsomina, e la poesia arriva da dove meno te l'aspetti, è diventa vero. Una cosa meravigliosa, le lacrime agli occhi, cioè. Beh, lì c'era è anche sempre un bellissimo lavoro di costruzione, però, di musica, di coreografia, di scenografia. Cioè, voglio dire, ballando con le stelle, ci mancherebbe. Che stiamo a parlare, mica stiamo a pettinare bambole qua. La stessa domanda, stai lì, Mariotto, stai lì. La vado a fare a tre ragazzi che dovrebbero esserci, tre ragazzi in sempre tutto per te. Ah. Guardali lì, guardali, eccoli qua. Raimondo Todaro, Simone De Pasquale, Samuel Peroni, eccoli là. Ciao Carlucci. Buongiorno belle donne. Ciao ragazzi, come va? Ciao. Benissimo, benissimo. Belli chi come il sole, guardali. Come il sole, eccolo. Ma siete in vacanza? Siamo in attesa che si riparta. Beh, ma quando cominciate con le prove? Noi con le prove ad agosto, a metà agosto. Ecco, per cui meglio fare le vacanze adesso. Meglio fare le vacanze adesso, perché poi agosto noi staremo al chiodo, naturalmente. Ragazzi, anche per voi ho la stessa domanda, perché mi incuriosisce molto. Secondo voi qual è stato la vostra preferita compagna? Chi parte? Chi c'è? Chi c'è c'è, come una marmelletta. Allora, un po' come ha detto anche Mariotto, nel senso ogni anno è un'esperienza differente, una personalità differente, quindi voglio dire, è stato sempre un percorso sempre a salire, devo dire, per ciò che mi riguarda, umanamente, come rapporto umano, quindi non c'è una preferita, sono tutte quante preferite, ognuna con delle sue caratteristiche. Samuel ha avuto però un battesimo del fuoco con Anna Oxa, dai, fammi dire che non ti è rimasta nel cuore. No, assolutamente, infatti lo stavo per dire, di tutte le donne che ho avuto, quella che io ho proprio avuto un amore platonico è stata Anna Oxa, perché a livello artistico mi sono trovato benissimo. E quella che più ti ha fatto tribolare? Cioè quella Vezzali. Chi? Valentina Vezzali. Ma non per il carattere, ma per il semplice fatto che lei, avendo degli schemi motori nel corpo per via della scherma, per via dello sport che lei pratica, che praticava, quando io gli chiedevo determinati movimenti, lei me li faceva al contrario. Quindi di conseguenza non ci ritrovavamo. Era un tom-tom al contrario, praticamente. Andiamo avanti, allora. Preferita, Raimondo. Raimondo, ma sento. Guarda, io faccio due nomi. Il primo direi la Versace, perché comunque senza gambe ballare con due protesi è stata una cosa veramente molto toccante e difficile. E poi direi la genialità di Milly nell'invitare Giovanni Giacci a ballare con un uomo, perché è stata la prima edizione di Tutti ballando con le stelle del mondo e poi ci hanno anche copiato negli anni. Il problema è che la Carlucci mi preoccupa sempre, quindi per me la preoccupazione principale è quella che verrà l'anno successivo. Fai bene a preoccuparti. Ragazzi, ho un filmato anche per voi. Lo so, Carlucci, come se non ti conoscessi. Un omaggio a voi, un omaggio ai ballerini di Ballando. Mandiamolo. Buonasera, signorina. Buonasera. Buonasera. Com'è bello stare a Napoli a sognare. Cielo sembra dire buonasera, buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo appare.
e bravi, guarda. Belli e bravi. Belli e bravi sembrano. Ma come è venuta questa cosa? Boh. Ragazzi, fate delle belle vacanze che ad agosto si ricomincia. Come no, certo. Sì, sì, già, siamo già in ritiro spirituale. Siamo già in ritiro spirituale perché Mili ci ha già ingaggiati, quindi insomma, corpo e mente. Meno male, dai. Buone dieta, vacanze. Ma... dieta per quello con la camicia bianca ovviamente. Che sta lassù con gli occhiali neri. Dieta. A dieta? Anche dieta. A dieta? Li metti pure a dieta? Vabbè, ma insomma, facciamo... mammi, Mara, allora, Mara. Dimmi, Simone. Mara, io, Samuel e Raimondo abbiamo un percorso riabilitativo per te, chiaramente danzante, quindi a breve, insomma, ti verremo a trovare. A settembre ci vediamo, venite da me. No, a breve, io a breve, da voi la vedo dura per la seconda volta perché non reggo, col piede così la vedo molto complicata. Però vi aspetto qua per il lancio, dai, venite tutti per il lancio di Ballando con le Stelle. Dai, facciamo una zingarata. È un invito ufficiale, ragazzi, fate delle buone vacanze. Ciao, ciao, cavaliere. Ciao, cavaliere. Cavaliere, ciao, arriva, manda la torta. Ciao, a presto, Mara. Manda la torta, amore, non fa che te la dimentichi che ve la mangiate voi, Tranquilla, tranquilla, ti arriva. Ciao, ragazzi, ciao, ciao a tutti. Grazie per questo collegamento. Vi ringrazio.